da qua onorato di questa città. La gente va allo Zaccheria, mica all'università. Facciamo tanto casino, fanculo, casino. Che non ci avrete mai come volete voi. Sciarpa al collo, battiamo le mani per i nostri eroi. Si chiama Foggia ed è una malattia che non va più via, che non va più via, che non va più via. Sopra il beat con Vini G e Cilli C, non rumba un cazzo a HTTCD. Dalla serie D alla serie C, con in testa un unico obiettivo, frate, la serie P. Serie P. Voglio vedere questo posto guaio, pensavo da vincere tutto mondo, però non c'è storia, no, prenditi un attimo, respira l'aria, goditi il suo sole. Allora signori, buon pomeriggio a tutti i mitici vicini e lontani. Il Foggia vince contro il Martina 4-0 ed è ufficialmente nei playoff. Mi pare che l'ultima volta risale al 2009. E questo significa per noi signori brindare ufficialmente il secondo posto. Però insomma vado alle ciance e cominciamo con i nostri amici e colleghi. Vorrei incominciare volentieri da Valentino. Ciao Valentino. Ciao, ciao a tutti. E ciao Cristiana. Cristian, non ti sentiamo. No. Sì, eccomi, ciao. Ok, perfetto. Oh, ciao. Valentino, incomincia, cosa ne pensi di questa vittoria, insomma? No, io sono contentissimo, nel senso, una vittoria che sembrava scontata in partenza, e sono contento che ho visto la partita insieme a mia mamma, che è venuta qua a trovarmi a Roma, e che vi faccio salutare. Ciao a tutti. Buonasera. E vorrei fare un commento a lei, perché io non lo faccio sempre ogni domenica, quindi... No, che devo dire, sono stati bravissimi. Quindi... Diciamo, tutta la famiglia è tifosa del Foggia, lo possiamo ufficialmente dire questo. Cosa? È tutta la famiglia che è tifosa del Foggia, lo possiamo ufficialmente dire, insomma. Tutta la famiglia, no. Metà famiglia. La parte buona. La parte sana. È tifosa. La parte numerosa comunque, quindi siamo in sei. Però sventolavo la bandiera di Aimee. Abbiamo visto. Abbiamo margini di miglioramento sugli altri elementi. Sì, piano piano. Uno ti fa Lecce, fatti conto, quindi un po' perso. Ha perso, insomma, contro il Benevento. Benissimo. Calcio è così. Vabbè, siamo contenti comunque del risultato, va? Questa è la cosa importante. Esatto. Ciao, noi salutiamo tutti, dobbiamo scappare purtroppo. Sì, grazie, ciao. Alla ci vediamo alla prossima. E buon proseguimento. Buona domenica. Grazie anche a voi, ciao. E adesso vorrei anche salutare Biagio, che ci dà insomma, che Cristian disse tempo fa, ci supporta e ci sopporta. Io vorrei anche aggiungere che ci dà la possibilità, insomma, a noi esuli foggiani di vedere l'ennesima vittoria del Foggia. Ciao Biagio. Ciao Cristian, ciao a tutti. Sì, dai, oggi è una bella giornata. Ritorniamo a fare i playoff dopo quella volta che li perdemmo, credo, la semifinale contro il Benevento, quindi mi sembra che sia un momento importante questo. Sì, io parlo poco. Dai, oggi hanno parlato in campo i ragazzi, hanno parlato anche molto bene e hanno fatto quello che dovevano fare. Anche gli altri risultati, penso, non so adesso se è finita la partita che vedeva il Lecce, sicuramente non ce l'ha fatto, ma forse anche la Casertana oltre il pareggio non è andata, credo. E quindi le cose sono andate bene. Continua tu, io provo a vedere se posso contattare qualcuno degli amici che è allo stadio. Ok, va bene. Allora, ma io vorrei una cosa importante. Cristian, io ho visto un Foggia che all'inizio è partito un po' a rallentatore, diciamo, non ha attaccato subito come ci ha, insomma, abituati a vedere. Poi, che cosa è successo dopo? Come interpretavesti tu questa partita? Non lo so, io l'ho vissuta con un nervosismo delle grandi occasioni questa partita, nel senso che comunque... Vabbè, a parte la rivalità che personalmente ho nei confronti del Martina Franca per motivi che non sto qui a descrivere, comunque l'ho sentita molto questa partita. Vedere l'approccio iniziale della squadra di De Zerbi un po' blando mi ha alquanto intimorito, però diciamo che alla fine i ragazzi si sono sbloccati, hanno ripreso, sono riusciti a prendere le redini del gioco e anzi a imporlo in maniera spettacolare. Io Non posso dire nulla, non posso eliminare nulla a questa squadra, tenendo conto che anche non avevamo Angelo titolare, sì, quindi
tutto sommato abbiamo giocato veramente, veramente bene. Avremmo potuto fare anche forse più gol, perché abbiamo anche avuto Sì. delle occasioni che non siamo riusciti a concludere. Però va bene così, ragazzi, li vedo abbastanza tranquilli. Il gioco c'è. A parte, come dicevi tu, quel quarto d'ora iniziale, quei 20 minuti. Per il resto, tutto regolare per me. Beh, io ho una domanda interessante, cioè oggi abbiamo vinto 4-0, abbiamo visto un Foggia eccezionale, il Martina Franca, con tutto rispetto per il Martina, era sicuramente insomma, una squadra alla nostra portata, però la domanda che mi pongo è, con il Cosenza era la stessa cosa nella settimana precedente, che cosa è mancato nella partita contro il Cosenza che noi invece oggi avevamo, Cristian? Ma no, non lo so, nel senso, quei 20 minuti sembrava veramente che stessimo giocando fuori casa. E Era forse, fisiologico, forse, dopo ma il primo sai, mucchio di fila, la Coppa Italia vinta, che ci può stare. ma io non so se è tanto una questione psicologica quanto una questione proprio di tattica, di come scendono in campo e di approccio alla partita. Poi è vero, ci devono essere anche quegli episodi che ti determinano lo svolgimento della partita. Se noi avessimo preso un gol in quei 20 minuti, saremmo andati in un baratro infernale dal quale non so se ci saremmo potuti riprendere. Quindi a volte sono veramente in questo sport dei piccoli episodi che capitano o non capitano e che determinano l'andamento della partita. Oggi siamo riusciti a sbloccarci a 20 minuti dall'inizio della partita e con un gol trovato in quel modo, poi alla fine galvanizzati dal vantaggio, siamo riusciti a imporre il gioco e lì è stato molto più facile, sia da un punto di vista psicologico dominare il Martina Franca, sia da un altro punto di vista prettamente tattico, perché poi gli spazi si sono aperti, abbiamo avuto più possibilità di giocare sulle fasce, così come siamo abituati a fare, il centrocampo si è aperto e a volte, sai, dipende davvero da cose impercettibili. Quindi io a queste cose, a questi episodi fortuiti, cioè io non ci credo tanto, io credo più che altro che dipeso dal gioco, cioè il gioco che è così, il calcio che è così, ti crea delle occasioni, ti offre delle occasioni e se non le sai sfruttare a volte le paghi, a volte invece le devi saper sfruttare quando capitano, e dalla capacità di sapere sfruttare poi dipende tutto il risultato della partita, insomma. Certo, anche perché non dobbiamo dimenticarci che la settimana scorsa il Foggia ha avuto, quando giocò contro il Cosenza, 9 calci d'angolo e qualcosa come 65-70% del possesso palla. Quindi, come hai detto tu, sono quegli episodi che insomma possono cambiare completamente le sorti della partita. Bene, No, no, adesso. vai avanti che chiamo, cominciando a chiamare gli amici. Perfetto, no, io voglio sperare che Angelo per la prossima partita insomma sia disponibile, anche perché leggevo un po' su Facebook, sui vari social network di un suo pronto recupero. Spero che anche tu, Cristian, hai avuto anche di modo di vedere, di leggere queste notizie su Angelo, perché insomma non è qualcosa di particolarmente Sì, non grave, so la ecco. situazione infermeria Foggia, credo che vabbè, a parte Angelo che dovremmo recuperare. Poi c'è il problema del portiere che insomma non so, non conosco i tempi di recupero sinceramente del portiere, però insomma Micale Sì, tutto sommato immagino. oggi non si è comportato malissimo, anzi No, no. sembrava tranquillamente il portiere titolare. Io direi che comunque da questo punto di vista possiamo stare abbastanza tranquilli facendo i dovuti scongiuri, però sai, l'approccio ai playoff sono una lotteria, quindi Sì. riuscire a capire bene Vediamo, vediamo. come approcciarli, qui si entra proprio in un. Sì, scusa, Alessandro. Sì, ciao Biagio, ciao Ciao. a tutti voi, Ciao. ciao. Allora, tu eri allo stadio. Sì, Sei sì. il primo che interviene, anche perché finalmente abbiamo capito che ti dobbiamo chiamare subito, sennò poi ci sfuggi di mano. Senti, 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 Lavoro mi incombe, vi sì. siete resi conto che siamo tornati di nuovo a fare i playoff dopo il 2009? Sì. Bello, bello, è matematico, quindi è sicuramente una bella soddisfazione. Speriamo dai che non succeda più quello che è già successo nelle altre volte che ne abbiamo disputati, insomma, visto che non ci hanno mai portato benissimo.
È vero, però, dai. Però l'ultima volta c'era il Benevento e questa volta col Benevento andiamo tranquilli perché chiaramente ormai è andata e quindi che dici? Sì, oggi temevo insomma che ci facesse uno scherzetto, un brutto scherzetto il Benevento, invece poi alla fine a quanto pare non c'è stata partita. Certo. Non vorrei francamente ritrovarmi in Lecce ai playoff, non peraltro, insomma, se giochiamo con le squadre degli altri gironi, secondo me siamo sicuramente dopo più agevolati. Dopo ci facciamo spiegare un pochettino da Christian, che ha tutta una preparazione approfondita contro chi potremmo giocare, perché lui è proprio uno che si studia queste cose. Senti, vabbè, eravate in tanti, penso che non ci sia stato nessun timore di superare il Martina. A noi interessa, la partita l'abbiamo vista, però tu hai vissuto sugli spalti, hai una cosa hai visto? Chiaramente non c'era proprio partita questa volta, ma penso che anche nelle ultime uscite, insomma, diciamo che dal momento brutto, insomma, che direi che è meglio neanche più nominarlo, citarlo, e diciamo che allo stadio si percepisce proprio la sensazione che siamo più forti, per cui magari i timori, i nervosismi che c'erano in campo in quel periodo ormai non ci sono più, ormai è tutto diverso. Poi mi piace tanto il fatto che qualunque siano gli interpreti messi in campo da De Zerbi o anche i moduli, perché oggi si è passato da un 4-2-3-1 di nuovo al 4-3-3 che non si vedeva da un po' di tempo, insomma alla fine il risultato è sempre lo stesso perché si gioca sempre benissimo. Anzi, più passa il tempo e meglio si gioca sempre più a memoria. Senti, l'ultima domanda, ma te li vai a vedere questi playoff? Dici in trasferta? Una la faremo. In casa sì. Lavoro permettendo. In casa ci sarai. Tutte, guarda, se non fosse solo per il lavoro, probabilmente le avrei fatte tutte quest'anno le trasferte. Va bene, va ma anche bene. A Siena sarei andato, per dire. Va bene, grazie Alessandro. Voi, allora adesso tu vai in piadineria, no? Sì, esatto. Quindi chi vuole ti può trovare lì e quindi magari fra una piadina e una pizza e qualche altra cosa gli puoi anche raccontare qualcosa in diretta. Va come bene. No, certamente, volentieri. Va bene. Ti aspetto allora. Ciao, sicuramente. Ciao, buona serata a tutti. Buon proseguimento. Ciao. Ok, vai Manu. Innamorato di sta maglia qua, onorato di questa città. Ho pasticciato io, calma, succede. Ho pasticciato io, qui c'è gente che sbaglia i rigori, io sbaglio a schiacciare il bottone qui della regia. Ci siamo? Ci siamo. Aspetta un attimo. Vai Manu! Stavo dicendo che è incominciata ufficialmente un po' un secondo campionato, un mini campionato, poi lo chiamo un po' come vuole. Adesso abbiamo archiviato con grande successo il capitolo Martina. La settimana prossima dovremo giocare contro la Juve Stabia, che è comunque una squadra che insomma è una squadra che giocherà sicuramente a viso aperto la partita. Leggevo su qualche social sull'inagibilità forse dello stadio, che la partita forse verrà giocata in uno stadio neutro. Christian. Vabbè, ma più che neutro dobbiamo dire che si tratterà di un campo scelto dallo Juve Stabia. Sì, infatti, non dovrebbe essere distante dal campo di Castellammare di Stabia. Comunque, che ci cambia? Nel senso, alla fine credo che Castellammare sia, la Juve Stabia sia ufficialmente in Serie D o no? No, ufficialmente ancora no. No, i Castelli Romani sono soltanto. Sì, Juve Stabia. Comunque, ci giochiamo, non solo loro, probabilmente si giocano i play-out, non ho idea di come sia la situazione loro, sinceramente non ho avuto modo di guardare ancora la classifica e capire che tipo di partita sarà. Noi sicuramente andiamo lì, come tutte le altre partite, per vincere, ma io credo che questo non cambi la mentalità del Foggia, cioè noi non è che dobbiamo pensare che ci possa bastare il pareggio e possiamo affrontare un Castellammare con meno stress o con più tranquillità. Credo che anche in vista dei playoff il livello di attenzione debba
mantenersi alto, e quindi tutte le partite vanno giocate al massimo, ovviamente, ma è ovvio, perché poi il 15 maggio già si comincia, signori, quindi il 15 maggio, ma adesso sia la Maceratese sia un'altra la squadra che dovremo affrontare ai playoff, la affronteremo in casa se manterremo il secondo posto, e dobbiamo assolutamente farci trovare pronti sia dal punto di vista del pubblico, che anche oggi ha dato grande dimostrazione di essere presente, di essere il 12° giocatore in campo, sia da un punto di vista proprio tattico della squadra, che deve sicuramente anche psicologicamente affrontarla al massimo, perché qui ogni partita adesso è una finale, la prima fase sarà sicuramente dei playoff, sarà a passaggio diretto, quindi è realmente già una piccola finale, quindi ci dovremmo arrivare con la giusta preparazione psicologica, a prescindere poi dalla partita con la Juve Stabia, secondo me, ma... Sì, anche se poi lo facciamo in casa, quindi voglio dire, una finale sì, ma lo facciamo in casa, se siamo secondi, non è... Se manteniamo il secondo posto, sì. Certo, certo. Con la speranza che poi venga data anche la possibilità... abbiamo poi... una telefonata, aspetta, vediamo se ci riusciamo... Vediamo, Manu, un po' di pazienza, eh? Ah, certo, ma figurati. Vediamo se riusciamo ad aggiungere qualche altro amico telefonicamente. Sì, anche se... Risponde la segreteria no. Telefonica di 3, niente. 2, 7... Stop, non diciamo i numeri. Vai avanti, Manu. No, io dicevo... Le partite, scusa, volevo dire questo. Le partite saranno 4 nella prima fase. Quindi giocheranno in casa le migliori seconde per ogni girone e la migliore terza di tutti e 3 i gironi. Giocheranno in casa per la prima fase. A eliminazione diretta. Sì. Sì, dicevo, con la speranza la prima quindi la facciamo in casa. No, nel senso che comunque noi saremo anche eventualmente potremo anche rientrare come migliore terza, voglio dire, per poter giocare in casa nel primo turno e quindi essere favoriti da questo punto di vista, Biagio. Però a noi basterebbe un pareggio per essere è difficile che possiamo essere scavalcati come assolutamente, perciò ti dico che dobbiamo comunque affrontare al meglio, insomma, sì. Anche per mantenere alto il livello psicologico, immagino, cioè non possiamo sicuramente abbassare lasciarci andare alla partita con la Juve Stabia, insomma, sì. Abbiamo affrontato il Martino, abbiamo vinto 4-0, insomma, penso che ci temano un po' a Castellammare in questo momento. Ma sicuramente, anche perché De Zerbi, oltre ad essere un buon allenatore, è anche un gran motivatore, quindi lui non lascia mai niente al caso, sicuramente non lascia mai al caso l'ultima partita dell'ufficiale della Lega Pro. E questo è un fatto molto interessante. Beh, signori, diciamo che l'obiettivo di giocare l'ultima partita ormai è quasi vicino, insomma, ecco, così ufficialmente siamo anche nei playoff. È interessante adesso anche vedere dopo cosa accadrà. Volevo chiedere a tutti voi, secondo voi la possibilità nei playoff, se c'è una possibilità obiettiva che Narciso possa giocare i playoff, che ci possa essere un recupero? Vediamo, lo chiediamo all'amico che è in linea, se si collega, vediamo. Pronto? Pronto? Alberto! Ciao Biagio. Ciao Alberto. Senti, allora, dal tuo punto di vista, come hai vissuto questa cosa? Hai pensato per un attimo, abbiamo chiesto anche prima, al fatto che dopo il 2009 ritornavamo finalmente a disputare i playoff, o oggi era già sicura la cosa? Ma io la davo già per scontata, però ovviamente rispetto alla matematica... Cioè, rispetto la matematica e quindi però non ho mai avuto, diciamo, questo dubbio, anche perché oggi poi la partita, insomma, l'avete vista, insomma, certo. È andata come doveva andare, insomma, il Foggia è stato, come dicono quelli che parlano bene, è stata pragmatica, no? Ha capitalizzato tutte le occasioni e quindi adesso si fanno un po' i conti, conviene il secondo posto, il terzo posto, insomma, adesso bisogna stare attenti, perché c'è il serio rischio che puoi incontrare il Lecce nella partita secca. Nella partita secca, nella prima? Nella prima, quindi è necessario, se tu vuoi evitare il Lecce, di andare a vincere a Castellammare, che significa essere la migliore seconda.
Sì, pareggiare perché... ti potrebbe dare pareggiare ti potrebbe dare il privilegio di essere secondo, ma di non essere la migliore seconda, in quanto mi sembra che il Pordenone debba giocare con una squadra già retrocessa, adesso sì. Così ho sentito. Vabbè, quindi comunque ce la dobbiamo giocare fino all'ultimo. Ce la dobbiamo giocare fino all'ultimo, come sì, perché dobbiamo sfruttare il fattore campo, e se il fattore campo che fino adesso ci sta dando ragione, ce lo giochiamo al ritorno, parlo quindi della semifinale, della finale, dando per scontato che la partita secca la superi, è importante, perché sì. Abbiamo tristi esperienze di quando abbiamo giocato a campi invertiti e non vogliamo rischiare un'altra volta. La squadra ti è sembrata in forma? Mancavano dei giocatori importanti, però la squadra è sembrata in forma, però insomma abbiamo visto giocatori, questa volta sono anche sacrificati, per esempio Sarno è stato insomma secondo me uno dei migliori in campo, pur non avendo messo la firma al gol, però è stato determinante. Per tanto tempo abbiamo detto che forse era un po' egoista, oggi è entrato nei gol dando degli assist e evitando la soluzione personale. Questo insomma è importante in questo momento, vuol dire che esiste uno spirito di gruppo importante e questo può fare la differenza. Beh, ne ha fatti tre di assist, credo, i tre dei quattro gol sono suoi, perché sono suoi nel senso che l'assist è stato anche cioè illuminante, non sono dei assist appunto, non sono stati proprio banali come assist. Esatto, questo sì. Va bene, grazie sì. Alberto, grazie del contributo. Grazie, saluto a questo punto ti aspettiamo perché ci devi portare in finale. La domanda ad Alberto per quanto riguarda Narciso. Mi comprerò la cuffia nuova. Questo quindi... mi fa piacere. Non so se senti Manu. Manu, se no faccio io da ponte. Fai la domanda, Manu. Sì. No, io volevo chiedere a Mangano al signor Mangano se Narciso potrà giocare per il playoff. Hai sentito? No. Può giocare per i playoff secondo te Narciso? E la cosa è importante? La cosa non è importante, è un falso problema. Abbiamo visto anche oggi due interventi di Michele, ci devono far stare tranquilli, non so le condizioni attuali. Sembrerebbe che forse ce la potrebbe fare, ma non penso dalla prima partita. Quindi la partita secca sicuramente andremo ancora con Michele. Però Michele, quello visto nelle ultime due partite, la penultima non si è proprio ma visto, io penso, però... penso anche oggi, ha fatto due parate, sì. Una su punizione e poi è riuscito a bloccare una palla da lontano che difficilmente i portieri riescono a bloccare veramente in maniera così autoritaria, vuol dire che con la testa ci stai, con il fisico pure, insomma, hai superato quel momento di imbarazzo legato magari a qualche errore personale per il quale forse è stato beccato anche oltre i suoi demeriti. Beh, d'altronde Michele è quello che ci ha portato, che c'era dalla D alla C2, dalla C2 esatto. Alla C1. Chissà. Va bene, grazie Alberto. Saluto di nuovo a tutti. Ciao, un saluto. Allora, ci ha risposto bene Alberto. La condividete questa analisi? Io se posso esprimere le parole, sì, io per Michele già l'avevo detto, insomma. No, la squadra io la trovo in forma. Biagio esiste, non lo nego, perché non sono abituato a negarlo. Esiste un piccolo strato di dispiacere nei confronti di una squadra che era riuscita durante questo campionato a toccare il vertice e non siamo però riusciti a mantenerlo. Quel dispiacere, quell'amaro c'è, la soddisfazione di arrivare ai playoff dopo tanti anni non riesce completamente a farci dimenticare che per un attimo abbiamo assaporato il brivido di essere primi in classifica e avremmo evitato tanta sofferenza forse riuscendo a mantenere, però è anche vero che forse stiamo uscendo fuori da un periodo di crisi e se è così, perché ancora io non ho chiara la situazione, forse non ce l'ha nessuno, se davvero stiamo uscendo fuori da un periodo di crisi tragico, allora questa vittoria, questi playoff, questa squadra merita davvero tanto.
Beh, ma siamo sicuri che fosse veramente più semplice vincere il campionato con un numero consistente di con 18 squadre, 16 squadre? Quante ne abbiamo fatte? Comunque con un notevole numero di partite, con un solo posto a disposizione, o non sia più facile a questo punto, in questo momento, fare dei playoff cercando di farli da seconda, quindi in una situazione in cui non è paritaria, che c'è chi gioca in casa che è favorito, chi gioca fuori lo è un po' di meno, non è più semplice, lo diciamo a posteriori, lo diciamo anche sapendo che non possiamo scegliere, ma tutto sommato non è che proprio vincere il campionato sia la cosa più semplice di questo mondo, no? No, assolutamente, è anche vero che anche la Casertana è stata prima in classifica per un sacco di tempo e probabilmente in questo momento si staranno facendo le stesse nostre considerazioni, non lo so, non ho idea. Il discorso è che siamo indubbiamente, almeno cioè, se fai una fotografia e congeliamo la situazione attuale, io credo che il Foggia sia la migliore squadra di questo girone, lo stiamo dicendo tutti, facciamo i nuovi scongiuri, però voglio dire è evidente anche, cioè anche i bambini adesso vedono che il Re Nudo, insomma, cioè è così. Siamo una squadra davvero col miglior attacco in questo campionato, abbiamo Pietro Iemmelo che è il capocannoniere, cioè voglio dire alla fine i numeri ci danno ragione. Purtroppo non siamo stati in grado di sfruttare dal mio punto di vista certi momenti, probabilmente adesso staremo parlando di altro, certo. Poi magari non è così, magari vediamo. Sono tanto mie congetture. Ci sei? Però... Vediamo. Pronta? Ci sei, Dona? Pronto? Ah, abbiamo anche Viola, ci fa piacere. Allora, Tona, hanno fatto quello... Ciao, Viola! Ciao Viola, la nostra giovane ascoltatrice, fra le più giovani che abbiamo. Foggia! Ha vinto il Foggia? Sì! E chi ha segnato? Sentiamo. Iemmelo! Poi... Mazza, poi? Vacca, poi? Iemmelo! Allora, l'ha vista la partita? Allora, sì, perfetto. Allora, scusa, Tona, non te la prendere male, vorremmo chiedere a Viola come finisce la prossima partita. Come finisce la prossima partita? Patata, che cosa fa il Foggia? Lo sai? Ancora no? È troppo presto. Capito, va bene, d'accordo. Tona, invece tu che cosa pensi? No, io avevo fatto una domanda, Tona, ma qualche puntata fa sei stata piuttosto dura con la squadra, nel senso che hai detto adesso che dovevano andarla a vincere tutte, non ci sono riuscite, almeno una l'hanno persa. Ma oggi hanno fatto quello che dovevano fare? O era normale? Oggi hanno fatto quello che dovevano fare, sono contenta, il primo quarto d'ora ero ancora imbestialita, però tutto sommato dopo si sono ripresi, quindi dai, sono contenta per il gioco che siamo riusciti a esprimere, sono fiduciosa per Micale, Narciso se non si riprende, boh, per me forse anche meglio. Senti, però adesso siamo un pochino tutti più sereni, 90 minuti dalla fine sicuramente i playoff li facciamo, ora si tratta di vedere come li facciamo e in che maniera. Come li facciamo questi playoff? Farli da seconda, migliori delle seconde sarebbe sicuramente auspicabile, però cominciamo col dire che li facciamo, poi abbiamo tutto sommato, non è che andiamo a giocare col Barcellona o col Real Madrid, andiamo a giocare con lo Juve Stabia, insomma, voglio dire con tutto il rispetto. Sì. Siamo riusciti anche in inferiorità numerica a fare risultato lì, almeno il pareggio. Sì, noi andiamo a vincere è probabile che sicuramente il secondo posto come migliore delle seconde non ce lo toglie nessuno. Oggi è andato tutto poi a favore, tutti i risultati sono stati a favore di questo secondo posto in assoluto. Prima però Alberto Mangano, non so se l'hai sentito, ci faceva notare che però per essere la migliore delle seconde dobbiamo tener conto che il Pordenone ha una partita facile nell'altro girone, quindi potrebbe, se non... Ci potrebbe fregare, ecco, è chiaro, e quindi dobbiamo necessariamente... Grazie per questo rovinamento momentaneo di fegato, grazie. No, vabbè, ma poi te ne do un'altra. Se non ci va bene, potremmo dover incontrare con la prima partita secca il Lecce.
Che noi insomma con Lecce abbiamo già fatto schifo, quindi magari spero in una botta di orgoglio, ma proprio facciamo, deve essere. Però lo facciamo in casa probabilmente, dai, insomma, con un pareggio il Lecce lo incontriamo sicuramente in casa. Ma guarda, io sai che comunque su sta cosa del giocare in casa, ma non lo so se poi effettivamente questo grandissimo vantaggio, comunque ci abbiamo apportata a questo obiettivo, cerchiamo di arrivare a questo, speriamo. Però noi non abbiamo, credo che sia ormai matematico che il Monopoli non li fa i playoff, quindi di che cosa ci dobbiamo spaventare? Anche Manopoli non li fa, col Benevento non ci dobbiamo incontrare perché è stato promosso direttamente, anche la Paganese pare non sia nel lotto dei playoff, chi ci può fare paura? No, paura noi stessi, come sempre, come per tutto il campionato, la cinica, però noi siamo stati peggiori avversari di noi stessi e possiamo continuare a esserlo, soprattutto nei playoff, da che storia è storia, quindi io continuo a tenere la cazzimma, che storicamente ha portato fortuna ultimamente, sì. Ogni volta che mi incazzo e mi imbestialisco magicamente, e inveisco e prima della partita dico che non ce la possiamo fare, magicamente vinciamo e di gran lunga, quindi io continuo così e resto imbestialita. Benissimo, va bene. Poi vediamo. Allora, ci diamo appuntamento all'ultima partita dopo Juve Stabia Foggia. Io seguirò da un compleanno sul telefono, un compleanno di bimbi dell'asilo. La seguirò al telefono. Noi non vorremmo si distraesse Viola per questa cosa qui, perché poi non so quali siano le sue priorità rispetto al Foggia, però può darsi che magari il Foggia passa un attimo in secondo piano. Guarda, lei è stata strepitosa perché l'altro giorno un genitore di un suo amichetto le ha chiesto così ingenuamente: ma te Viola che squadra tifi? Lei è orgogliosa proprio, la guarda, io il Foggia, oh madonna! Perfetto. Una botta d'orgoglio. Degna figlia, dico tanta madre, va bene. Che bello. Va bene, grazie Tona, grazie a Viola, grazie dell'intervento. Grazie a voi. Ci sentiamo Baci la prossima volta. Un abbraccio, ciao. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao Tona, gli altri, ciao Tona, ciao. Allora ragazzi, a questo punto io avrei praticamente esaurito le telefonate, quindi possiamo concentrarci sulla prossima partita e comunque sulla seconda parte della trasmissione. Direi di mandare adesso la pubblicità, se siete d'accordo, e poi ci rivediamo per la seconda parte e vediamo di capire, di spiegare, perché qualcuno non l'ha ancora ben capito, e in questo sarà Cristian a darci una mano, come funzionano i playoff, cioè il meccanismo, come si passano i turni, perché non è come le altre volte, non è come quest'anno, qualcosa è cambiato. Mandiamo la pubblicità e ci vediamo subito dopo. Signore e signori, pubblicità. Allora, Cristian. Sì, il meccanismo dei playoff non è poi tanto complicato, insomma, forse è più complicato spiegarlo in maniera semplice, perché poi alla fine si tratta semplicemente di stilare una classifica con le migliori 8 squadre. Questa classifica delle migliori 8 squadre dei gironi vengono affrontate, si affronteranno nella prima fase. Che sono previsti gli scontri diretti alternativamente, quindi praticamente la migliore seconda affronterà la peggiore quarta
mentre la seconda affronterà la miglior quarta, la terza seconda la peggior terza, la prima terza la seconda terza. Quindi questa specie di classifica che viene stipulata con le migliori otto squadre, poi si incontreranno in questi scontri diretti e questa è la prima fase. Prima fase che sono spiega i meccanismi per passare il turno, perché è lì che c'è una grande differenza rispetto al passato. Ma nella prima fase si giocano in caso di parità, essendo proprio vere e proprie finali, si giocherà i supplementari, eventualmente calci di rigore, e quindi non vale né la posizione in classifica, né tantomeno i gol in caso di doppio gol fuori, non valgono di più, cioè non vale il discorso che non so, a un certo punto si faceva fra in Coppa Italia dopo Siena o dopo la partita col E questo meccanismo non sarà valido neanche nella fase successiva, se non sbaglio, sì. Quindi neanche dopo, quando saranno delineate queste quattro squadre che usciranno fuori dalla prima fase, queste quattro squadre che si affronteranno in una specie di mini campionato vero e proprio, e in questo mini campionato ci saranno, dove è previsto invece andata e ritorno, neanche in questo caso varranno i gol doppi, cioè i gol fatti fuori casa in caso di pareggio, ma ci saranno semplicemente i rigori e i supplementari ai rigori, insomma. Quindi saranno, da quel punto di vista, si parte tutti da zero, ecco, si azzera tutto quello che è stato il campionato e si riparte affrontando un vero e proprio mini campionato, un torneo all'italiana più che un mini campionato, con queste quattro squadre. Quindi praticamente è una lotteria, perché già dalla fase finale si determina. È vero che probabilmente chi arriva seconda, migliore seconda, ha la possibilità di affrontare una quarta, cioè affronterà sicuramente la quarta. O la peggior quarta o la miglior quarta, a seconda se, e quindi in quel caso diciamo siamo avvantaggiati da questo punto di vista. Però bisogna poi andare a vedere quali sono queste squadre, cioè bisogna prima aspettare l'ultima giornata per delineare questa classifica delle otto squadre. Forse a questo si riferiva Mangano quando diceva che abbiamo la possibilità di affrontare ancora il Lecce. Sì, tuttavia questo diciamo, questo schema nuovo rispetto al passato fa comunque i conti con le capacità che una squadra come il Foggia ha espresso. Io volevo chiedere a tutti e due, noi abbiamo visto che cosa è successo in Coppa Italia, dove abbiamo avuto un torneo che, come regole, anche se non completamente, perché lì i gol fatti fuori casa valevano il doppio, è più simile a quello che affronteremo noi rispetto a un torneo all'italiana, e lì abbiamo vinto. La domanda è quindi: cosa vuol dire che siamo effettivamente nelle condizioni di poter vincere facilmente? È una cosa che ci possiamo, siamo avvantaggiati da questa situazione? Che dite? Io secondo me non è determinante questa cosa, nel senso che comunque si annulla davvero tutto in questi casi, almeno io credo che avvenga questo poi nella testa di ognuno, anche dell'allenatore, insomma. Sì, sicuramente l'aver vinto il campionato, facevi riferimento alla Coppa Italia? Sì, faccio riferimento al fatto che forse questa squadra un po' di mentalità nelle partite secche diversa rispetto ad altri ce l'ha, perché lì ha dimostrato anche di tirarsi fuori dai guai in cui si era ficcata, vedi quella sciagurata partita a Siena, come ha poi avuto la capacità di riprendersi, e fare la seconda partita in casa potrebbe essere più che un vantaggio per noi, mentre non lo è magari per altre squadre che nel corso dei loro campionati hanno dimostrato di essere bravi in difesa, di gestire il gollettino o il pareggio quando serve, e qui tu devi superare il turno, devi fare... Guarda, a parte questa breve parentesi che abbiamo avuto con il Cosenza, io credo che la squadra tutto sommato sia in forte crescita, quindi affrontare le squadre in modo diretto, oggi l'abbiamo dimostrato, oggi abbiamo avuto un 20 minuti, ma neanche di blackout, semplicemente di studio del Martina Franca, che ha cercato di approcciare la partita in un determinato modo. Una volta che abbiamo capito, siamo riusciti a trovare la chiave per poter entrare in area in modo tranquillo, abbiamo avuto la capacità, che ormai
abbiamo, ormai abbiamo di segnare, e ce l'ha non soltanto l'attaccante, quindi non mi riferisco soltanto a capocannoniere Iemmello, mi riferisco a Vacca, mi riferisco a Mazza che finalmente ha trovato il gol, cioè mi riferisco a una serie di giocatori, abbiamo visto anche Agnelli che è stato determinante in passato, quindi quando hai questi giocatori avanti davvero la partita si risolve secondo me in quei 20 minuti, mezz'ora iniziali nel quale riesci a sbloccare il risultato, poi siamo in grado di mantenerlo, almeno finora abbiamo dimostrato questo. Queste sono partite che valgono tantissimo, ci sarà sicuramente una forte pressione a Foggia, questo sei tu Biagio, devi darci in evidenza, perché sei tu che sei a Foggia, sicuramente bisogna capire quale sarà il clima che questi ragazzi avranno sulle spalle, cioè io mi aspetto tanta pressione, è una squadra matura, si vede anche da questo, insomma, nel poter saper gestire tutta questa pressione, affrontare al meglio la partita. Sai, poi queste sono lotterie, una lotteria. Adesso la fase iniziale non mi preoccupa tanto, la fase iniziale è la seconda fase che è davvero estenuante, perché adesso non so i tempi con cui si giocheranno le partite, ma prolungare il campionato, sai, di un altro mese è faticoso, mentre gli altri giocatori e le altre squadre hanno terminato di giocare, continuare ad allenarsi col caldo, sai, non è facilissimo. Poi soprattutto vale con il nostro tipo di caldo, questo, vale anche per gli altri. E vale, sì, anche per gli altri, però, Manu, Cristian, cioè anche gli altri hanno lo stesso problema. E sicuramente. E non so se il caldo a cui faceva riferimento Manu è un caldo a cui quelli di Pordenone sono un pochettino meno abituati, cioè hanno giocato tutto un torneo in una situazione climatica diversa. Io spero che il generale estate, quando scenderanno quelli di Pordenone qui o qualcun altro del nord, se dovessimo incontrare qualche squadra settentrionale, faccia quello che deve fare, sì. Non è un vantaggio da poco, non è un vantaggio da poco, non è mai stato semplice giocare in uno stadio infuocato per il clima come quello come lo Zaccheria, ma figurati se poi alla passione che c'è, me lo chiedevi prima, ma è evidente che qui in città, come in qualsiasi punto del pianeta Terra, ci sia un foggiano, un tifoso del Foggia, noi ci aspettiamo un unico risultato. Calcolando che è stata buona la finale di ritorno, dovrebbe essere domenica 12 giugno, cioè il ritorno della finale. Insomma. Sì, penso, spero che ci siano 30-35 gradi o qualcosa del genere. Sì, cioè. Io voglio dire anche una cosa, vuoi un po' collegarmi, se è possibile, a quello che ha detto un po' Cristian. Il discorso è questo, inutile girarci intorno, la pressione si sente, ma è normale, cioè l'ultimo nostro playoff era nel 2009, come si è detto prima. Però mi vorrei dire anche un'altra cosa, però quando tu c'hai un organico come il nostro, al di là della stanchezza di tutto e soprattutto anche della condizione mentale che adesso anche hanno adesso i giocatori, che soprattutto il gruppo è diventato molto più forte, molto più saldo, io sì ho un rispetto, naturalmente, di tutte le squadre avversarie, ma non ho paura perché ho un organico che mi permette, non voglio dire di fare sogni tranquilli, però che comunque mi dà una certa sicurezza a me tifoso, perché siamo una squadra obiettivamente competitiva. Giusto, poi giusto. Signori, non dimentichiamoci che tutti gli altri due gironi A e B, con tutto il rispetto per tutte le altre squadre, sia chiaro, non è paragonabile al nostro girone a livello di difficoltà, poi siamo oggettivamente la squadra che nella Lega Pro fa il calcio, uno dei calci più belli. Io credo che sia alla nostra portata, signori, è tutta la nostra portata, perché insomma, ripeto, i giocatori di qualità ci sono. Dobbiamo soltanto fare adesso un allenamento anche mentale. E io penso che dobbiamo spingere, chiedo scusa Cristian, perché comunque dobbiamo spingere l'acceleratore gli ultimi insomma settimane che ci saranno. Io penso che il Pisa non sia una squadra da sottovalutare, ad esempio. Ci sono sì delle squadre come il ci sono delle squadre che ci conoscono, come il Lecce, poi ci sono delle squadre che probabilmente non ci conoscono, però non conosciamo neanche noi loro. Il Pisa è una squadra che, insomma, cioè,
noi bisogna affrontare, ripeto, queste partite non sulla carta, ma bisogna affrontarle davvero per quello che sono, cioè delle finali. Cioè quando entri in questa fase è una finale, quindi devi vincere, devi segnare, devi assolutamente gestire i 90 minuti al massimo, tenendo conto che abbiamo fra una partita e l'altra una inizia il 15, poi ce l'abbiamo un'altra il 22, poi facendo gli scongiuri se passiamo ovviamente alla fase, poi ce ne hai una a ogni settimana, è proprio un vero e proprio prolungamento del campionato, tutto ciò che comporta infortuni, allenamenti durante la settimana, e quindi vuol dire è un vero e proprio, una vera e propria estensione del campionato che andiamo a affrontare. E dovremmo affrontarla sempre mantenendo quello che secondo me è il clima che abbiamo adesso, che è un clima ottimo che si è stato dalle squadre. Sicuramente la parabola, abbiamo avuto l'apice della parabola, abbiamo avuto una fase discendente in cui abbiamo toccato il fondo, e questo è innegabile. Adesso stiamo risalendo, dobbiamo cercare di tirarla su questa linea il più possibile, insomma. E soprattutto però Chris, Manu faceva notare una cosa prima, faceva notare che noi abbiamo un organico di tutto rispetto, certo. Tant'è vero che noi in questo momento abbiamo dei giocatori che non si sono proprio visti in tutto il campionato, come Viola, importantissimi, che però da noi sono stati non determinanti perché avevamo i sostituti. E abbiamo rivisto giocatori a fine campionato come Floriano, oggi c'era anche Quinto, cioè noi abbiamo veramente avuto la capacità di sostituire degnamente alcuni assenti. Adesso oggi noi la Coppa Italia l'abbiamo vinta per questo, certo. Infatti in Coppa Italia, dove c'erano le seconde linee, e abbiamo vinto per questo, mi sono permesso di fare qualche battuta, che battuta non era perché è una considerazione, siamo riusciti ad arrivare in finale perché in una partita in cui si devono battere i calci di rigore non c'erano i titolari. Sì, io vorrei anche aggiungere un'ultima cosa, che mai Lodesani come... Lodesani, ma non solo lui, lo vogliamo tenere da conto, cioè abbiamo dei ragazzi molto capaci. Se dovesse malauguratamente infortunarsi qualcuno, io credo che comunque, come sta facendo Micale, perché così come l'abbiamo criticato per certe incertezze che ha avuto in una certa fase, dobbiamo ammettere che adesso non è lo stesso Micale di impaperato delle prime prime, chiaro, sta giocando di più, purtroppo il portiere deve giocare, se non gioca perde un pochettino di, infatti però noi siamo anche una squadra che sta mettendo in panchina Arcidiacono, cioè voglio dire in altre squadre di questo girone giocherebbe titolare Arcidiacono. Però volevo dire un'ultima cosa prima, che non sono riuscito a dire, che poi soprattutto noi nel giorno dei playoff, mai come in quei momenti che verranno, dobbiamo essere sotto la porta cinici e dobbiamo finalizzare sempre, cercare di vincere come abbiamo vinto adesso, cercare di vincere anche con un alto numero di gol, e quello è anche importante, perché nei playoff o sei dentro o sei fuori. Bisogna farci, dobbiamo concentrarci, ma con tutte le energie verso quell'obiettivo. Naturalmente aspettiamo adesso la partita contro la Juve Stabia. Signori, siamo a un passo e dobbiamo sudare tanto ancora, c'è ancora molto da fare, però io sono convinto, sono fiducioso, perché io non ho niente da dire a questo organico, cioè un qualcosa di meraviglioso, è come se fosse un disegno quasi perfetto. Vabbè, io di questo organico sono orgoglioso, tantissimo. Bene, allora... A questo punto penso che sia il caso di concludere, di arrivare alla conclusione. Lascio a voi la parola, diamoci un appuntamento per l'ultima partita della regular season e poi... Sì, è sabato mi pare, giorno 7. Dacci tu l'appuntamento? Sì, un attimo che... Dovrebbe essere il giorno... Un attimo che qui vedo un po' il rallentatore. Sabato dovremmo andare, quindi chiaramente tutte le squadre giocheranno insieme come questo sabato e come la partita scorsa. Sì, leggevo di sabato 7 alle 16. Alle 16. Alle 16. L'ultima partita è alle 16. Benissimo, allora noi ci vedremo alle 18. Io vi saluto, faccio concludere a questo punto a chi ha iniziato, a Manu, farei concludere a Christian.
per i saluti. Io vi saluto intanto. E beh, sì, ha iniziato Manu, quindi a questo punto facciamo, ha condotto, facciamo anche i complimenti a Manu perché ha condotto lui di fatto la trasmissione. Ottima conduzione. Bravo, bravo Manu. Bravo Manu. Beh, io come di consueto saluto ovviamente tutti voi, tutti quelli che ci hanno seguito sul canale YouTube, sul canale di Mitico Channel, Vincenzo, quelli assenti, Valentino, Vincenzo, Giacomo, Tona e figlia, la piccola Viola, tutti quelli che ci ascoltano in modo silente e non partecipativo, e invito nuovamente a partecipare più presto. E aggiungere anche Eugenio e Grazia. Eugenio, Grazia, ovviamente, tutti, anche quelli che sto dimenticando volontariamente, una bugia a tutti quanti. E insomma, niente, spero di sentirvi al più presto sempre tramite questo canale. E grazie ovviamente a te, Biagio, per lo strumento che ci hai fornito. Ormai è nostro, ormai è collettivo, non è più solo mio. È un collettivo, vabbè. È ormai, ormai questo è un collettivo. Abbiamo il nuovo studio, mi è dispiaciuto inaugurarlo per il Cosenza, ma questa volta ho fatto qualche sì, aggiustamento. Però dal nuovo studio, io se mi permetti una battuta, dovremmo cominciare a parlare anche di football americano, cricket, windsurf. Infatti, e tennis al più presto, quindi dobbiamo aumentare le relazioni. Ci manca il gancio americano in queste ultime partite, magari qualche, poi chiaramente se qualcuno si vuole dilettare nel mondo a crearci uno studio, a mandarlo ci può contattare, così magari facciamo anche questo nuovo contest fra i nostri amici. Perché no? Benissimo, amici, io saluto tutti, è ora di mandare la sigla. E l'appuntamento ce lo diamo per le 18 di sabato 7 sì. Per l'ultima partita. Forza Foggia. Forza Foggia sempre e comunque.